Signore e signori, buon pomeriggio. Grazie per essere venuti e siamo sicuri che passeremo un'oretta e mezza interessante insieme. L'argomento è topic, come si dice nel gergo giornalistico. È un argomento molto interessante. Noi ci abbiamo creduto da subito e qui dopo saremo testimonial in più di uno della cosa. Come S News ci abbiamo creduto subito proprio grazie anche al vicepresidente Assiv, il dottor Zanè, che ci ha solleticato l'interesse su questo argomento. Siamo partiti 2 anni fa a parlarne, quando non ne parlava quasi nessuno, e l'abbiamo fatto sin da subito con Luciano Castro, presidente di Roma Drone. Quindi la comunicazione e l'organizzazione eventi nel tema ha fatto sì che poi siamo riusciti, con la collaborazione di Fiera Milano, a portare i droni anche a Fiera Sicurezza. Naturalmente noi parliamo di questo argomento sotto il profilo della sicurezza e oggi ve ne daremo testimonianza. Passo però la parola all'inizio al Luciano Castro, che fa una breve presentazione. Grazie a Monica Bertolo, che è la direttore di S News, con la quale abbiamo stabilito questa fruttuosa collaborazione anche durante la Fiera Sicurezza. Per chi era presente ieri abbiamo avuto modo di incontrare alcuni esperti per parlare, o meglio per ascoltare, dell'impiego dei cosiddetti droni per affrontare le varie emergenze di sicurezza che ci sono nel nostro paese. Abbiamo ascoltato l'Aeronautica Militare, la Polizia di Stato, la Croce Rossa Italiana ed altri. Oggi invece abbiamo voluto focalizzare un altro degli impieghi che sta emergendo con grande interesse nel nostro paese e non solo, che è l'impiego dei droni appunto per le attività di istituto delle polizie locali, quindi delle polizie municipali, quelle asservite alle esigenze dei comuni e dei prefetti nelle città e nei piccoli centri, e degli istituti di vigilanza. Abbiamo messo insieme quindi una serie di esperti che ci racconteranno, ognuno secondo le sue competenze, come in questo momento già in Italia alcune realtà o utilizzano questi piccoli droni per le esigenze di sicurezza di polizia locale o di istituti di vigilanza, come alcune aziende italiane stanno proponendo sul mercato, proprio qui a Fiera Sicurezza, delle nuove soluzioni tecnologiche di grandissimo interesse che corrispondono pienamente alle norme previste dal regolamento dell'ENAC, dell'Internazionale per l'Aviazione Civile, e avremo anche una testimonianza che vi segnalo sin d'ora. Un comando di polizia locale della Sardegna, fra poco ne saprete di più, che già utilizza da un anno un mezzo ad ala rotante, quindi un aeromobile a pilotaggio remoto per esigenze. Quindi ci faremo raccontare come se questi mezzi possono essere utili per l'attività di polizia locale e anche di istituto di vigilanza. Avremo la testimonianza del primo istituto di vigilanza in Italia che ha creduto in questi mezzi e li ha adottati. Insomma, c'è tantissimo da sentire, tantissimo da capire. E cedo nuovamente la parola a Monica Bertolo per presentare il primo relatore. Prego. Grazie. Allora, partiamo proprio dal vicepresidente Assiv, il dottor Zanè, che è anche presidente di uno degli istituti italiani di vigilanza più importanti. Dopo parleremo anche di un sondaggio che abbiamo svolto noi come S News presso tutti i comandi delle polizie locali. Abbiamo un campione di risposte comunque molto significativo per gli indirizzi, quindi in un secondo momento parleremo anche dei risultati di questo sondaggio. Ora però passo la parola a colui che è l'antisignano dell'uso dei droni e dell'idea di usare i droni nella vigilanza. Dottor Zanè, è già acceso. Bene. Innanzitutto ecco, porto il mio saluto e il saluto dell'associazione dell'ASIP di cui io ecco, faccio parte come in qualità di vicepresidente. Ah ecco così, sì. Scusate, non ho competenze nel merito, insomma, no? Sono forse un pochettino più competenti nell'utilizzo dei droni, o quello che sarà il futuro dell'utilizzazione dei droni, sempre come ecco, rappresentante di un istituto di vigilanza e, che fin dall'inizio ha creduto in un certo senso poter proporre al cliente una novità, mentre per circa 100 anni abbiamo sempre proposto il solito metodo di fare la vigilanza, cioè il bigliettino, il passaggio, oppure negli ultimi tempi il pronto intervento su impianti d'allarme che si sono evoluti, a cui noi ovviamente crediamo.
La novità per noi era di proporre un qualche cosa di assolutamente nuovo. Assolutamente nuovo perché innanzitutto ci dava una rappresentazione per l'esterno di persone che hanno capito che la tecnologia si sta evolvendo, quindi occorreva proporsi in maniera diversa, e poi soprattutto per credere nei giovani, perché sono soprattutto loro che in questo momento stanno creando tutte quelle aziende nuove che evolvono quello che è il vecchio concetto di drone. I drone inizia negli anni 30, no? Però mano a mano si sta evolvendo tanto che il nuovo regolamento dell'ENAC lo ha riproposto sotto forme nuove, sotto forme che noi possiamo tranquillamente poter cogliere e trasferire nel servizio di vigilanza. Servizio di vigilanza, ripeto, che è un servizio tradizionale vecchio e coso, e in questo momento può essere visto come rappresentativo di un nuovo metodo di effettuare la sicurezza. La sicurezza che ovviamente nel caso dell'utilizzo dei droni avviene, si può dire, a 360 gradi, perché quello che prima il vigile poteva vedere semplicemente partendo dalla superficie, quindi con un campo visivo estremamente ridotto, adesso può seguire dall'alto a 360 gradi. Per noi questo è estremamente importante, prima di tutto per vendere la qualità del servizio, e soprattutto può essere anche capito dal punto di vista del risparmio, perché mentre prima il vigile che effettuava il servizio magari impiegava delle ore per dover completare tutto il giro, adesso bastano 5 minuti e si ha esattamente la situazione sotto controllo al 100%. Noi questo l'abbiamo capito, stiamo collaborando con una società nuova fatta di giovani, l'ADP, no? Che in questo momento ha creato un esemplare che sta sotto i 300 grammi e quindi è molto facile da usare anche da chi non conosce perfettamente la programmazione o non sa adoperare perfettamente questi strumenti. Parlo delle guardie giurate in questo caso, e si adatta estremamente bene all'utilizzo per il nostro tipo di servizio. Grazie dottor Zanè, sì, di questo nuovo mezzo da 300 grammi ne sentiremo parlare tra breve, e la DPM, la società che ha citato il dottor Zanè, lo presenterà in questa occasione. Il dottor Zanè, come diceva bene Monica Bertolo, rappresenta l'istituto di vigilanza Gruppo Securitas, che ha per primo tra gli istituti di vigilanza in Italia creduto nell'impiego di questi mezzi e li ha adottati. Potrete vederne traccia nel loro stand in questo padiglione. Come anche prima o fra le primissime polizie locali in Italia è la polizia locale di Alghero, vicino Sassari, nota località sarda. Ringrazio per la sua presenza, viene qui per questo motivo insieme con suoi due colleghi che sono qui seduti, l'assistente capo della polizia locale di Alghero, Alessandro Corrias, che da un anno utilizza questi mezzi non così piccoli, della verità, assistente capo Corrias, un po' più grandi, però ci racconti in una decina di minuti come li impiegate e perché li state impiegando, la prego. La nostra attenzione rispetto a questo sistema è stata immediata, anche perché come diceva il dottor Zanetti, dà la possibilità, sono strumenti che danno la possibilità di estendere enormemente il campo di azione, di visuale. Noi abbiamo l'idea e la forza di credere in questo strumento e lo utilizziamo essenzialmente per quanto riguarda il monitoraggio ambientale, il monitoraggio di protezione civile e tutte le attività di polizia giudiziaria laddove ce ne fosse la necessità.
Faccio un esempio in materia di protezione civile per capire la potenzialità. Noi abbiamo un reticolo fluviale idrografico abbastanza esteso e per la maggior parte non è facilmente accessibile via stradale. Quindi l'avere la possibilità di utilizzare i droni per monitorare il reticolo fluviale, il reticolo idrografico e verificare laddove c'è necessità di fare interventi di pulizia del rio, del fiume, del canale, significa intervenire in maniera puntuale, significa avere la possibilità di gestire le risorse economiche dell'ente in maniera ottimale, senza andare a fare una campagna di intervento che sia massiva e che preveda tutta l'estensione del reticolo. Lo stesso per quanto riguarda il monitoraggio delle falde, delle falesie, delle situazioni che invece hanno una problematica di rischio frana. La stessa cosa noi la usiamo per quanto riguarda le attività di polizia giudiziaria. Recentemente siamo stati interessati da un incendio doloso che ha riguardato un'area pinetata con un campeggio e abbiamo utilizzato il drone per acquisire delle immagini puntuali dell'area che è stata interessata dall'incendio per meglio avere la possibilità di valutare gli interventi di bonifica che c'erano da fare. Si consideri che poi dopo ha interessato quest'area con il campeggio, quindi materiale plastico, materiale di ogni tipo che è stato combusto e che quindi ha prodotto anche diossine che sono state la ragione di un inquinamento abbastanza importante. Sono strumenti quindi che noi utilizziamo e vogliamo utilizzare in maniera sempre più puntuale e precisa. E lo facciamo come? Quando abbiamo avuto, lo dicevo al dottor Castro telefonicamente nelle scorse settimane, quando noi abbiamo inteso iniziare questo tipo di esperienza, immediatamente ci siamo attivati presso il Ministero competente e presso ENAC e ENAV, anche perché noi ci occupiamo di sicurezza. La sicurezza, la tutela delle persone è nel nostro DNA e quindi per noi è la base. Andare a confliggere con enti che poi si occupano lo stesso di sicurezza aerea dell'aviazione civile, laddove poi tra l'altro con questi enti noi abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione costruito nel tempo, ci sembrava assolutamente non corretto. Quindi nonostante riteniamo noi come esperienza essere al di fuori del regolamento ENAC per quanto riguarda la normativa, perché dovremmo e siamo in tutto e per tutto parificati ai voli di Stato, noi abbiamo inteso comunque rafforzare il rapporto con ENAC per quanto riguarda la sicurezza. Quindi noi abbiamo inizialmente interessato i livelli nazionali e attualmente ogni volta che noi intendiamo, laddove è possibile, laddove non c'è un'attività di indagine particolare che ci costringe a una riservatezza ancora superiore rispetto a quelle che normalmente competono le attività di polizia giudiziaria, noi avvisiamo ENAC e diciamo il giorno alle ore interverremo in coordinate e faremo un volo di massimo 50 metri, 70 metri, 80 metri, 100 metri, in maniera che loro abbiano l'esatta dimensione del nostro impatto sulla navigazione aerea. C'è da dire che comunque sono interventi, un drone non può impensierire realmente un volo di linea, però può dare grandissimi problemi a quello che sta sotto il drone. Quindi da questo punto di vista lo stesso noi stiamo estremamente attenti. Abbiamo l'ambizione, la forza e il coraggio di lavorare, ripeto, insieme all'ENAC e poi di costruire le partnership importanti, non ultima quella con l'Università di Sassari per quanto riguarda, loro avevano un
un finanziamento regionale per l'agricoltura di precisione, e noi siamo andati in partenariato con loro e stiamo lavorando insieme a loro, ma anche e soprattutto con l'Aeroclub di Cagliari, con il quale abbiamo l'ambizione di costruire un percorso che possa dare formazione professionale non solo alle polizie locali, al personale delle polizie locali, perché comunque sono strumenti che necessitano di competenze tecniche e di attenzioni che sono normate poi dopo comunque correttamente da ENAC, ma anche e soprattutto da quelli che sono gli utenti privati. Gli utenti privati oggi in larga parte intervengono sui cieli con droni che non sono autorizzati in nessuna maniera, è un'attività abbastanza piratesca, abbastanza improvvisata e per questo anche abbastanza pericolosa. È opportuno invece costruire un rapporto di collaborazione, di fiducia, di conoscenze, di trasferimento delle conoscenze, in maniera che queste realtà possano crescere, maturare competenze, possano crescere e maturare professionalità, che meglio se poi dopo possono essere spese nei vari ambiti lavorativi. Penso al fotografo di eventi e di matrimoni, penso alle attività anche di sicurezza che sono state accennate prima nel mio intervento. Quindi io ritengo che da una parte ci sia un regolamento che per alcune parti è estremamente stretto, però dall'altra c'è la necessità di costruire noi come testa di ponte con ENAC un rapporto più articolato, più forse progressista, nel senso di portare il progresso o portare gli enti al progresso della tecnica in cui stiamo, però al contempo garantire quelli che sono i livelli minimi e gli standard minimi di sicurezza che sono alla base della tutela delle persone. Questo è il percorso che noi stiamo ostinatamente cercando di portare avanti e con calma e con pazienza, con tenacia lo stiamo facendo. In materia di protezione civile, tra l'altro, di recente stiamo lavorando insieme agli uffici comunali e a altri enti e istituzioni al fine di avere e riuscire a elaborare un progetto finanziabile dall'Unione Europea proprio in materia di protezione civile, con tutti gli sviluppi che può avere e con tutte le garanzie che può dare attraverso appunto l'utilizzo di sistemi come i droni per il controllo del territorio. Grazie Stante Capo Corrias per il dettaglio del suo intervento. Come diceva Corrias, l'impiego dei droni si presta anche all'attività di protezione civile, e c'è in continente, si direbbe, visto che parlava della Sardegna, andiamo in Umbria, c'è una protezione civile regionale, che è la protezione civile della regione Umbria, che ha adottato l'impiego di aeromobile a pilotaggio remoto per le proprie esigenze evidentemente di intervento e di monitoraggio, e questo drone che utilizza la protezione civile Umbra è realizzato da un'azienda qui rappresentata, che è Sky Robotic, dal responsabile vendite Michele Feroli, che proprio qui a Fiera Sicurezza, insieme con una delle grandi firme della sicurezza professionale italiana, che non solo internazionale, che è SURV, presenta un nuovo progetto. Quindi volentieri chiedo a Michele Feroli l'impiego di questo loro SF6, il loro drone che viene impiegato anche per attività di protezione civile e qui presentato nelle versioni Hunter e quindi nell'attività di security. Prego Michele Feroli. Grazie. Sì, da cofondatore in particolare della Sky Robotic mi fa assolutamente piacere raccontare un po' com'è stata l'esperienza di impiego dei nostri apparati in ambito protezione civile, tra l'altro anche in Sardegna, con un'applicazione molto simile a quella implementata per la protezione civile Umbria. Abbiamo fornito un sistema che tra l'altro è in forze all'unità di Nuoro. Sempre per attività di protezione del territorio, perché alla fine poi un po' il filo comune che ha un player industriale, cioè quindi una società che in modo industriale cerca di creare delle soluzioni da proporre sul mercato strutturato, quindi qualificato, quello che in qualche modo segue la normativa e quello che intende utilizzare nel modo quanto più sicuro e professionale possibile gli apparati, è il filo comune è un po' quello di garantire delle specifiche di progetto,
progetto, diciamo una capacità di lungo periodo di utilizzare in modo efficace questa tecnologia nell'applicazione di interesse. E l'applicazione di interesse in questi ambiti è chiaramente un'applicazione in cui si va ad offrire un supporto tattico, direi. È un po' una reinterpretazione in chiave civile, ma che strizza l'occhio un po' al settore da cui proveniamo noi, da cui provengo io anche con la mia altra società, dal settore militare. Cioè il background è quello, alla fine si fa un trasferimento di tecnologie per produrre un apparato che va ad acquisire informazioni in tempo reale, informazioni video, informazioni contestuali, per mettere in condizione delle persone, dai centri tattici, dai centri strategici, cioè chi deve prendere decisioni, l'obiettivo è quello di metterli in condizione di fare scelte più sagge, chiudere una strada perché c'è il pericolo di una frana, intervenire in una determinata area perché c'è una sensibilizzazione della sicurezza, no? Perché c'è un evento, perché, cioè, diciamo, queste sono scelte che dipendono da una completa conoscenza di quello che sta accadendo. In questo settore si usa molto, no, un termine che è ridondato, che è situational awareness, che significa sostanzialmente cognizione di scenario. Gli APR, che è, diciamo, un po' l'ultima evoluzione della terminologia che in questi 15 anni di lavoro ho visto un po' attraversare per questi apparati, un APR fa quello, acquisisce informazioni e le mette a disposizione in tempo reale di chi deve prendere decisioni. Ecco, è fondamentale che questa capacità operativa venga fatta con le tecnologie giuste, quindi generando dei dati di dettaglio, diciamo, quindi c'è un aspetto proprio fortemente tecnologico, in che condizioni meteo sono in grado di acquisire questi video, queste immagini video, per quanto tempo, no? Quindi sono degli elementi legati prevalentemente alle performance, alle funzionalità. Ci sono degli elementi abilitanti normativi, giustamente, questi apparati APR, lo ricordavo prima, APR è l'ultima evoluzione di un concetto. Quando ho iniziato io nel 2005 con la nostra prima società, si chiamavano UAV. UAV significava sostanzialmente oggetto, diciamo, un veicolo aereo autonomo, poi è diventato UAS, che significa, cioè, già hanno introdotto il concetto di aircraft, di aeromobile, poi system, quindi hanno integrato non solo il velivolo ma anche la stazione a terra di comando e controllo, poi ha evoluto ulteriormente, è diventato PAS o SAPR, che diventa proprio sistema aeromobile a pilotaggio remoto. Cioè sembra banale, sembra solo un nome, in realtà è l'evoluzione di un concetto. Siamo passati da un oggetto autonomo dotato, diciamo, di vita propria a un aeromobile pilotato con una stazione di comando e controllo remota. Ma è di questo che stiamo parlando. Quindi è fondamentale che questo venga compreso quanto più possibile, perché queste sono, diciamo, le modalità con cui questi oggetti vengono utilizzati in modo efficace. Quindi comprendendone le funzionalità, le capacità, i limiti, in questo scenario che possono dare il loro valore aggiunto. E cosa cerchiamo di fare noi, e perché sostanzialmente siamo qua assolutamente felici di essere ospiti all'interno dello stand di ESUR, che è sostanzialmente il nostro partner tecnologico, perché noi abbiamo sempre creato, anche dal punto di vista strategico, abbiamo sempre creduto che delle soluzioni verticali efficaci vengono realizzate, soprattutto in Italia, tramite l'integrazione di competenze. Cioè noi dobbiamo lavorare con un'ottica di sistema, quindi noi cerchiamo di mettere a sistema delle specializzazioni nelle aree di competenza che poi ricombinate creano un mix, no? Creano proprio una soluzione verticale che risponde a un'esigenza. E in questo caso all'interno del settore Homeland Security chiaramente dobbiamo combinare la nostra capacità di portare in volo dei payload, dei sensori che acquisiscono informazioni di dettaglio, con la capacità di elaborare quei dati in tempo reale. Ecco perché questa partnership strategica con una società, ESURV, che è specializzata proprio nell'elaborazione in tempo reale di questi flussi video, perché a quel flusso video si agganciano tutte le funzionalità che l'utente finale
può in qualche modo apprezzare nella sua attività di riferimento, capacità di target tracking, delle capacità di ricognizione programmatica che possono essere ripetibili, insomma tutta una serie di funzioni che rendono una soluzione verticale realmente efficace. Ecco, questo è un po'. E grazie a Michele Feroli. Apriamo adesso una pagina molto attesa, che è quella delle novità che vengono presentate in esclusiva qui a Fiera Sicurezza, grazie anche al coinvolgimento e alla presenza di S News e di Roma Drone. E sono due novità di ordine tecnologico, quindi i famosi micro droni da 300 grammi, che rispondono quindi alla nuova normativa più recente di ENAC, alla seconda edizione del regolamento ENAC sui SAPR, sui sistemi aeromobile a pilotaggio remoto, che vengono considerati per la loro conformazione, per il loro peso e per la loro bassa velocità praticamente inoffensivi e quindi utilizzabili in qualunque scenario, anche in presenza di persone. E poi ci sarà una seconda novità dopo quella tecnologica, che è di tipo formativo, e quindi la prima università italiana che ha iniziato a creare dei corsi specialistici universitari per la formazione di professionalità nel settore dell'impiego dei droni, che a cui a sicurezza presenta dei corsi per le polizie locali su vigilanza proprio per l'impiego di questi mezzi. Ma partiamo dai due micro droni. Il primo, che si chiama X300B, è stato sviluppato da una startup bergamasca che è la DX Drone. Qui abbiamo qui presente l'ingegnere Andrea Torri, che ce lo presenterà, non solo lo ha portato con sé per illustrarcelo. Prego, ingegnere Torri. Beh, grazie innanzitutto a S News per l'ospitalità e a Luciano per aver insistito così tanto per averci qui e per mostrarlo in anteprima. Non abbiamo divulgato nulla prima di ieri, lo abbiamo presentato qui nello stand. Grazie, perché io penso che questa sia la prima vera rivoluzione con un mezzo che finalmente ha preso spunto dall'edizione 2 del regolamento ENAC, che ha creato questa grandissima opportunità dei mezzi sotto i 300 grammi di peso, che ENAC, se non presentano segni evidenti di pericolosità, considera intrinsecamente inoffensivi. Vantaggi di questo mezzo sono il fatto di poter operare dove mezzi più pesanti non possono andare. Questo per missioni estemporanee, come possono essere tutte quelle di sorveglianza, di sicurezza, dove uno non può avere il tempo fisico di mettere in sicurezza, come chiede ENAC, magari transennando per decine o centinaia di metri l'area. Tutte queste missioni prima non potevano semplicemente essere effettuate, cioè chiedere appunto, a meno di essere aeromobili di Stato, non era possibile per nessun altro ente privato poter usare mezzi come questo. Poi un altro vantaggio di questi mezzi è il fatto di non richiedere tutte quelle complicazioni burocratiche che per un mezzo così leggero e definito inoffensivo sono state ritenute non necessarie. Quindi non è richiesto al pilota, all'operatore, di fare la visita medica aeronautica, non è richiesto di seguire un corso di teoria o un corso di pratica per prendere il famoso patentino ENAC. E quindi si chiede di rispettare semplicemente di non operare nelle vicinanze degli aeroporti, sono appunto cioè chiunque, anche senza seguire un corso ENAC, può sapere dov'è l'aeroporto principale vicino a dove opera, quindi diciamo che non è così folle non fargli fare un corso di teoria prima. E poi dal punto di vista tecnologico, sì, un mezzo di 300 grammi ha delle limitazioni in termini di payload, però la tecnologia permette comunque grandi cose. Un mezzo come questo è un adattamento di una piattaforma commerciale diffusissima per renderlo conforme appunto all'articolo 12,5 del regolamento ENAC per un utilizzo professionale. Abbiamo pensato che non fosse così vantaggioso studiare da zero una piattaforma che richiede investimenti veramente importanti quando esiste già qualcosa che è lo stato dell'arte. Questo mezzo ha un sensore per il momento ottico, poi stiamo studiando anche una termocamera, comunque così com'è è una camera che permette la trasmissione, registrare immagini video a bordo più trasmettere a terra delle immagini in full HD. È una camera che è stabilizzata elettronicamente, quindi anche non essendo dotato di gimbal, questo mezzo
con tutte le oscillazioni su tutti e tre gli assi l'immagine sarà sempre immobile. Abbiamo il nostro stand, lo stand V01, dove abbiamo delle immagini proiettate che non sono state, sono state girate esclusivamente con questo mezzo e non stabilizzate in post-produzione, per darvi un'idea della qualità che si riesce ad ottenere. Questa camera inoltre è tiltabile elettronicamente, quindi senza muoversi, ma essendo un fisheye, un grandangolo fino a 170 gradi, si riescono a inquadrare anche oggetti, cioè praticamente la camera si orienta fino a 80 gradi verso il basso, quindi per tutte le missioni di sorveglianza è fondamentale. Poi un'altra caratteristica, questo mezzo è dotato di posizionamento tramite GPS, quindi può fare anche tutte le missioni anche automatiche, gli si danno dei waypoint e lui le segue. Fondamentale per ENAC per garantire la sicurezza è il fatto di poter impostare un geofence. Sappiamo tutti non possono volare a più di 150 metri di altezza e devono restare a vista del pilota, quindi quando l'operatore e il pilota dichiarano di utilizzare questo mezzo, che in teoria in base al regolamento edizione 2 potrebbero allontanarsi fino a 500 metri, però garantendo il pilotaggio a vista, un mezzo di queste dimensioni dopo i 200 metri non è più visibile, quindi ogni operatore può benissimo introdurre dei limiti nel software che gli garantiscono di non uscire da questa gabbia virtuale. È fondamentale che ci sia il barometro, il GPS con anche la telemetria al ritorno a terra per garantire ad ENAC che il pilota sappia sempre l'altezza alla quale è posizionato questo mezzo. Siamo anche informazioni tecniche tipo il voltaggio della batteria, queste cose. Un altro sistema di posizionamento che ha questo mezzo è tramite sonar e tramite camera flow, c'è un'altra telecamera sotto questo mezzo che praticamente spiega al allora è una telecamera che punta verso il basso e quindi c'è un sistema che permette lo stazionamento preciso del mezzo anche indoor quando non c'è il GPS, non c'è il segnale GPS, e stessa cosa anche il posizionamento in altezza è molto preciso grazie al sonar. Altre caratteristiche, allora, ovviamente è un compromesso fra payload e autonomia, quindi la batteria è stata cambiata e la batteria per rientrare sotto 300 grammi permette dai 7 agli 8 minuti di autonomia, che comunque per missioni di sorveglianza puntuali può bastare, può essere sufficiente. Poi niente, se un altro vantaggio di un mezzo così piccolo per la sicurezza è l'impatto sonoro veramente ridotto, un mezzo del genere è silenziosissimo, sopra i 20-30 metri d'altezza quasi non lo sentite, è piccolino, quindi se bisogna essere discreti in una sorveglianza con questo mezzo si può fare. Poi niente, potete vederlo anche in volo nell'arena gentilmente concessa dalla Croce Rossa Italiana, ogni tanto facciamo qualche demo, se volete venire dopo potete venire a vederlo. Niente, direi che è tutto, se avete domande siamo allo stand V01, grazie. Grazie Ingegner Torri. È stato invece sviluppato interamente in Italia l'altro micro drone da 300 grammi che vedete lì con la sua silhouette bianca, si chiama EasyFly ed è stato sviluppato dalla startup romana ADPM. Abbiamo qui il responsabile vendite Davide Cimino, fra l'altro proprio EasyFly è stato adottato dal gruppo Securitas di cui faceva parte e di cui parlava prima il dottor Zanè. E quindi Davide Cimino, prego a presentare EasyFly. Grazie Luciano e buon pomeriggio a tutti. Ringrazio anche l'ingegner Torri che ci ha esposto quello che è l'attuale regolamento ENAC. Quindi passo subito a presentare quella che è la mia azienda, spiego brevemente che cosa facciamo, di cosa ci occupiamo e arrivo all'argomento, al core di quella che è la giornata di oggi, quindi la sicurezza. Noi, la DPM è un'azienda, una startup romana come citava Luciano, che ha ottenuto tantissime partnership con enti universitari ed enti e aziende specializzate nei vari settori e ci occupiamo di aerofotogrammetria, di vigilanza ovviamente, di oil spilling e di, soprattutto di agricoltura di precisione. Ogni compagine, ogni argomentazione che ho citato è stata frutto di uno studio, di una partnership con aziende come l'Università La Sapienza di Roma, con aziende come la Securitas Metronotte, come la Petra Joscan, come l'Università della Tuscia per quanto riguarda l'agricoltura di precisione. Oggi siamo qui insieme a Securitas Metronotte, che ringrazio il dottor Zanè che ha creduto in noi da ormai 3 anni, se non erro.
Siamo qui per presentare questa macchina, questa nuova macchina, il sistema, il primo della linea EZ. Noi lanceremo tre sistemi EZ, questo è il primo, è un quadricottero completamente progettato per quanto riguarda la parte hardware e all'80% anche per quanto riguarda la parte software. Lui ha un peso complessivo di 264 grammi e viene fornito in due configurazioni, in tre configurazioni. Una da vigilanza con una camera diurna, non Full HD, ma ci sarà possibilità di montare anche una Full HD dalla settimana prossima. Ovviamente stabilizzata elettronicamente. Un secondo Z-Fly verrà presentato in versione ESA, quindi non più un quadricottero ma un esacottero, ovviamente anche nella versione di aerofotogrammetria. Questo sistema, come dicevo, è completamente progettato da noi e passo subito a spiegare quelle che sono le caratteristiche. Allora, Z-Fly ha svariate funzioni che aiutano gli organi di vigilanza come quelli di sicurezza metronotte. Ha una camera con fisheye che permette di avere una ripresa sia quasi in addirale che frontale, può andare completamente in automatico tramite waypoint, come per l'altro sistema drone ha un sistema che permette la stabilizzazione anche indoor, quindi lui è molto stabile anche all'interno degli edifici. Ha anche una funzione molto simpatica, si può interfacciare con qualsiasi tipo di smartphone, partire da iOS ad Android e arrivare a Windows Mobile, quindi questo permette una facilità di impiego veramente incredibile. Non c'è neanche bisogno di ingombranti PC o ingombranti tablet, basta un semplice smartphone, che ormai ognuno di noi oggi è in possesso di uno smartphone, per poter operare con questo sistema. Capita molto spesso che quando si va in missione, fino a qualche tempo fa, o la guardia giurata o l'utilizzatore dimenticava a casa quello che era il sistema per la programmazione della missione, e in questo caso il cellulare o un tablet. Che cosa succede se noi ci dimentichiamo il cellulare o il tablet? Noi possiamo prendere in mano questo sistema, fare a piedi il percorso che vogliamo che il drone vada a sorvegliare, e semplicemente cliccando un tasto sul radiocomando lui ripete, memorizza e quindi ripete quel percorso. Quindi è impossibile l'indirizzo di questo sistema. Ovviamente non ripeto quello che ha detto l'ingegner Torri dell'attuale normativa ENAC, perché il drone è completamente ok con la normativa, quindi esente da quelle che sono le regole che si applicano a droni molto più grandi. E questo è il primo di una serie dedicata proprio a Securitas Metronotte e che noi lanceremo anche sul mercato civile. Niente, io penso di aver detto tutto quanto. Il drone è visibile sia in volo sia in maniera statica presso il nostro stand Z10 qui alla Securitas Metronotte, e vi invito a venire a prendere informazioni e a vederlo volare. Grazie Davide Cimino. C'è da aggiungere, da integrare, che questi due mezzi nuovissimi, il primo, l'X300B, ha già ricevuto riconoscimento dall'ENAC, mentre le Z-Fly si sta preparando a riceverlo, quindi sono entrambi utilizzabili ai termini del regolamento ENAC. Completiamo il quadro delle novità introdotte durante Fiera Sicurezza sull'aspetto formativo, quindi introduco volentieri l'intervento del dottor Gianluca Tartarini, che è un istruttore pilota per pilotaggio di droni, quindi di APR, e che è qui come membro del comitato scientifico del centro ricerca SAPR della Link Campus University, Università Romana, che presenta qui a Fiera Sicurezza dei corsi per gli operatori di sicurezza sia delle polizie locali che di studi di vigilanza, che vogliono utilizzare questi mezzi per i compiti di istituto. Prego, dottor Tartarini, che utilizzerà anche delle slide. Sì, grazie. Ringrazio tutti per la presenza. Mi sentite? Sì. Ah, ok. Non mi sentivo io. Passiamo avanti con la prima slide, grazie. Faremo una breve escursus su quello che la Link Campus rappresenta oggi. Credo che in questo panorama, pur utilizzando le normative vigenti per quanto riguarda il regolamento, non possiamo non considerare il fatto che le persone che utilizzano questi mezzi debbano essere in grado di pilotarli e conoscere perfettamente le normative. Per questo motivo la Link Campus, che è la prima università in questo senso, organizza dei corsi altamente specializzati. Prego. È conosciuta ovviamente con un decreto del MIUR, rilascia titoli di studio e crediti formativi universitari, CFU,
fornisce agli studenti la preparazione e competenze trasversali necessarie a affrontare le sfide del mondo del lavoro, legame costante tra didattica e ricerca e un dialogo continuo con docenti e professionisti. Grazie. All'interno dell'Incampus è nato il primo centro di ricerca universitario italiano dedicato espressamente ai sistemi aeromobili di pilotaggio remoto. Grazie. Questo centro di ricerca promuove quelle che sono le novità, effetto delle sperimentazioni, che sono fondamentali per poter arrivare poi a determinare quali siano i vantaggi e gli svantaggi nell'utilizzo di queste tecnologie. Prego. Non vedo molto bene, se puoi girare un po' il televisore, grazie. Avete messo alla prova la mia vista, era una prova, ok. Quindi il centro di ricerca SAPRA cerca costantemente di promuovere quelle che sono, dicevo prima, tutte le novità, presenta prodotti e percorsi formativi undergrade, graduate, postgrade, ideali, creerà per rilasciare competenze professionali nell'ambito della formazione. Grazie. Adesso andiamo col braccio perché da qua faccio veramente fatica a vedere cosa c'è scritto. Andando nel conto, mi scuso, ma la mia età non consente di leggere così lontano. Andiamo sul concreto. Tra i vari centri, tra i vari corsi di formazione che dall'Incampus ha messo in campo, uno dei più importanti è appunto attinente a questa manifestazione e riguarda la parte relativa alla sicurezza. Scusate ancora il foglio per ricordare tutto quello che serve. I moduli formativi dell'Incampus si caratterizzano per un'estensione di ore considerevole. Normalmente gli orari minimi richiesti da ENAC per la parte formativa sulle regole dell'aria sono 33 e rimangono ovviamente queste sino a quando non ci saranno variazioni. Queste ore vengono poi integrate con delle ore specialistiche e nella fattispecie, per quanto riguarda la sicurezza, ci sarà una parte formativa di 33 ore legate alla tecnica di polizia giudiziaria. Queste tecniche comprenderanno gli abusi edilizi, opere e procedimenti, le potenzialità tecniche degli accertamenti con i droni, le riprese video e rilevazioni fotografiche, il volo probatorio in ambito giudiziario, le metodiche di rilevamento utili ai fini probatori, le fasi successive, il sequestro preventivo e probatorio delle opere illecite, le demolizioni delle opere abusive tra prassi e regole, le nuove comunicazioni di notizie di reato per gli abusi edilizi e la luce normativa sulla particolare attività del fatto. Quindi in 33 ore di formazione verranno illustrate e formate per in un assetto dove esiste una normativa abbastanza stringente. Quello che noi riteniamo importante dall'Incampus è quello di
è quello che gli operatori abbiano comunque una competenza specifica elevata, che conoscono comunque le regole dell'area, che conoscono quali siano i rischi ai quali vanno incontro nel momento in cui vengono utilizzati questi sistemi, che se anche pesano 300 grammi hanno comunque la possibilità di fare male a persone. Quindi conoscerne i limiti operativi, conoscere i sistemi di pilotaggio, conoscere il fatto che le normative comunque prevedono delle certe tipologie di aree nelle quali non si può andare, questo secondo noi è determinante. In ultima analisi la parte pratica, la parte dove i pollici vengono messi sul radiocomando molto spesso. Questa è una parte alla quale teniamo molto perché il sistema è automatico, ma potrebbe non essere, non avere dei sistemi di recupero così efficienti. Quindi più si riducono i sistemi, meno ridondanze ci sono e più è possibile che questi rischi possano accadere, anche se non me lo auguro. Quindi secondo me è importante formare le persone dal punto di vista sostanzialmente pratico, quindi oltre alla parte teorica che ho espresso prima, il fatto di controllare in ogni condizione il mezzo aereo per poi atterrare senza poi dover causare danni a nessuno. Vi ringrazio, mi scuso per le slide, ma sono un po' avanti con l'età e quindi non riesco. È stato interessante comunque, grazie Tartanini. Fra l'altro volevo dire, prima di passare la parola per le conclusioni, che ulteriori informazioni relative ai mezzi sono stati presentati e a questi corsi sono disponibili in dei pieghevoli che sono qui in distribuzione. Lì ci sono quelli dell'Incampus in quella signorina, laggiù ci sono quelli di ADPM, quindi, e poi presso i rispettivi stand presenti qui al Pavilione 22. Come avete visto è possibile utilizzare questi droni per le esigenze di polizia locale e degli studi di vigilanza, anzi i nuovi mezzi sono veramente fruibili in maniera molto semplice. È importante la formazione perché poi alla fine si fanno delle attività serie, quindi non è un giocattolo, ma sono mezzi sofisticati per quanto piccoli. E quindi credo come Roma Drone, ma crediamo anche come SNews, che si stia aprendo un nuovo capitolo nell'impiego di mezzi sofisticati, tecnologicamente sofisticati, sia per le polizie locali che per gli studi di vigilanza, che vedrà questi mezzi sempre più utilizzati da questo genere di attività. E sono certo che nel 2017 a sicurezza, alla fiera sicurezza fra due anni, nel 2017, moltissimi istituti e moltissime di queste tecnologie troveremo in questi stand. Quindi vi ringrazio per la presenza e cedo la parola a Monica Bertola anche per sapere i risultati di questo primo sondaggio sull'impiego dei droni da parte delle polizie locali. Grazie Luciano. Noi come SNews abbiamo svolto un piccolo sondaggio, nel senso che abbiamo dato anche poco tempo per le risposte, alle polizie municipali, provinciali. Sinceramente non abbiamo avuto un campione grande a livello di risposta, però significativo. Naturalmente praticamente la quasi totalità non usa ancora i droni. Ma quello che emerge da questo sondaggio, che cos'è? È che c'è poca informazione. Questo è il punto focale, perché la stragrande maggioranza delle risposte, scusate, è stata non so. Le domande erano anche molto semplici e quindi il fatto di rispondere non so denota proprio una poca informazione e insufficiente quindi capacità di avere e di sviluppare una propria opinione. Ad esempio, alla domanda nei prossimi due anni prevedete di utilizzare droni per le vostre attività? E la stragrande maggioranza ha detto non so, il 70% dice non so. Se sì, la domanda era, prevedete di noleggiarli o acquistarli? Anche qui c'è molta incertezza. Diciamo che un buon campione ha detto acquistarli, nel senso che vogliono averli propri. E ancora più significativa la domanda successiva. In caso di acquisto prevedete di addestrare vostro personale al pilotaggio? E qui abbiamo il 45% che dice sì. Questo a significare che sebbene non ci sia informazione, la volontà sarebbe da parte delle polizie poter comprare i droni e poterli anche gestire. Se c'è una chiarezza che emerge da questo sondaggio è quella relativa all'utilizzo. Avevamo dato come possibili risposte: in quali attività prevedete di utilizzare i droni? E davamo più possibilità di risposta. Su 6 possibili risposte, al primo posto troviamo controllo del territorio e dell'ambiente, che tra l'altro mi viene proprio anche confermato dal signore qui presente. Al secondo posto mettono la lotta all'abusivismo edilizio. Poi arriviamo al controllo di grandi eventi, cortei e manifestazioni, e anche questo sappiamo essere, infatti
all'estero ad esempio vengono molto usati in questi casi. Per quanto riguarda lo step successivo abbiamo verifiche in caso di incidenti stradali, poi si passa a contrasto alla criminalità e come ultimo controllo di infrastrutture sensibili. Ecco, il fatto che ci sia comunque e che tutti in questo caso comunque abbiano dato una loro opinione denota che se li avessero li userebbero e saprebbero anche come usarli. Un'altra significativa risposta è stata l'ultima. L'utilizzo dei droni potrà rivoluzionare il futuro proprio, o l'uso che ne potranno fare le polizie? E qui la stragrande maggioranza ha detto di sì. Quindi, a ribadire il nostro concetto, dal quale eravamo partiti perché ne avevamo il sentore. È un mezzo che farà sicuramente la differenza. È un mezzo che le polizie auspicano di poter avere, e se lo potranno avere lo vorranno usare con chiarezza di idee. Io penso che con questo possiamo anche concludere. Il nostro compito è quello di dare informazione, di creare cultura e di far sì che con la cultura si possa sviluppare il business. Con Roma Drone abbiamo cominciato già qualche anno fa e con la collaborazione di tutti voi pensiamo proprio di riuscirci. Grazie a tutti, grazie a voi.